Mi chiedete niente in mezzo alla porta, ragazzi. Mister Cusaro. Mister Cusati, sì, il panno fa la gara, il panno porta via la vittoria. Questa sì. No, abbiamo cercato di fare la partita con le nostre armi, sapevamo che trovavamo una squadra con giocatori che possono risolvere la partita in ogni momento. Così è stato, perché poi fondamentalmente abbiamo concesso quasi niente. Sì, qualche cross, però niente di pericoloso. I ragazzi hanno fatto un'ottima partita su tutti i punti di vista, purtroppo hanno avuto, come al solito, un'altra occasione di fare gol, non si è riuscito a fare gol, e poi diventa duro, perché noi sappiamo che conto in conto queste squadre hanno sempre un giocatore che risolve la partita, e quindi è entrato Lele, è entrato Calaiò, e quindi è riuscito a sbloccare la partita. Però noi sappiamo perfettamente qual è il nostro dominio, c'era rammarico per come è stata fatta la partita, c'era rammarico per la gente, per i tifosi, sono stati fantastici per la società, perché volevamo fare a tutti i costi il risultato, però non ci siamo riusciti. Purtroppo c'è sempre qualche situazione che poi alla fine ci fa portare a casa meno di quello che meriteremo. Sicuramente sabato scorso contro il Ferrari, ma soprattutto anche oggi la squadra ha risposto bene, dettando i tempi della manovra, ma mostrando anche soprattutto presenza. Sicuramente i passi in avanti si vedono. Sì, ma noi secondo me, a parte Teramo, abbiamo fatto veramente male. Poi secondo me abbiamo la nostra idea di calcio, io sono convinto che noi ne possiamo uscire solamente tramite il gioco, perché penso che deve essere la nostra soluzione migliore. Continuare a creare situazioni da gol, là non possiamo pensare che contro il Parma abbiamo 5-6 palle gol, però quando crei certe situazioni devi cercare di sfruttare. Però ripeto, l'importante è che poi riusciamo a creare sempre qualche situazione. Il mio rammarico è che purtroppo ci sono partite che poi devi fare punti, perché sennò poi diventa difficile, come Macerata, come Ancona. La stessa partita che abbiamo fatto, secondo me, a Ferrari, meritavamo di vincere. Stasera noi, secondo me, un punto ci stava stretto. Però il calcio è questo, noi sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare, perché sappiamo che il percorso nostro è un percorso non semplice, però andiamo avanti, lavoriamoci, prepariamo adesso per la partita di Ancona, ricarichiamo le batterie e ripartiamo, sapendo e consapevoli che noi ne possiamo uscire solamente tramite un gioco. Ultima domanda, contro il Ferrari oggi un 3-5-2 che è la tua ampia garanzia, un modulo che la squadra ha mostrato di aver assorbito bene. Sì, ma noi io sul palleggio a 3 ci avevo già lavorato in ritiro, poi secondo me i sistemi, i numeri lasciano il tempo che trovano, perché poi è tutto un concetto di saltare lì, di pressing, trovare situazioni per fare giocate tra le linee, quindi non è tanto quello. Noi questi due sistemi di gioco qua, 4-1-2 e 3-5-2, adesso ci stiamo lavorando tanto, mi danno garanzia tutte e due, adesso valuteremo, abbiamo una possibilità in più a seconda degli avversari che incontriamo che tipo di sistema usare, però ripeto, i numeri lasciano il tempo che trovano, noi dobbiamo continuare a creare, a giocare, a creare situazioni interessanti, poi andiamo avanti. Comunque avete dimostrato sia oggi che nella scorsa partita di potervela giocare contro due big, a maggior ragione adesso che arriveranno i due avversari che la classifica dice sicuramente più alla portata. Sì, però il problema è che non si deve pensare che si incontra, faccio un esempio, una squadra che ha lo stesso livello, che poi sia più facile, anzi sono le partite più difficili. Il mio rammarico è che poi hanno fatto prestazioni come la Maceratese, come Ancona, come Ferrari, secondo me anche oggi portiamo via un punto oppure perdiamo. Questo, la mia preoccupazione maggiore è questa, però sono anche convinto che la strada per uscire da questa situazione per noi, per le idee che abbiamo noi e perché ci lavoro il primo giorno, deve essere solo anche qui. La scarsa incisività sotto porta è un po' un problema che si protrae dall'inizio. Sì, purtroppo è un problema che noi abbiamo già dall'inizio, perché ripeto, noi le situazioni del gol le creiamo, le proponiamo, ci arriviamo. Poi ci manca l'ultimo pezzettino, vorrà dire che dovremmo allenarci forte per migliorare quegli aspetti lì e continueremo a lavorare su quegli aspetti.